Yo, signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui, signori, per fare un nuovo episodio della serie delle reaction alle vostre clip. Mi raccomando, raga, un bel like per il supporto se volete un altro episodio. Vi ricordo, se volete partecipare, il link c'è sotto in descrizione. E vi rubo 10 secondi per ricordarvi che oggi in live siamo tutti quanti insieme, giochiamo e poi dopo faremo anche oggi in live delle reaction. Quindi mi raccomando, non mancate. Detto questo, passiamo subito alle clip perché sono un bel po'. Allora, vediamo un po', ce ne sono un bel po', ce ne sono davvero un bel po' qui di clip. Direi di iniziare subito con la prima, dal signor Rancore. Ah, è un Bedwars Montage con la musica. Ah, ma Rancore lo conosco, sì. Mi segue da tantissimo tempo, mi ricordo pure i commenti. Lui, raga, mi ricordo che mi seguiva quando incominciava a fare le prime boxate per chiudere i letti, cose del genere. Io manco sapevo che erano i tempi. Me lo disse lui: bro, ma guarda che tu facendo questo ti sei boxato. Comunque ci sta, ci sta, vedo che ho 800 stelle, mamma mia quanto giochi ancora. Comunque ci sta, bro, sei bravo. GG, purtroppo non posso sentire la musica perché sennò mi piglio qua il copyright. Ci sta. Suppongo che sia fatto bene. Vedo soltanto transizioni fatte, quello lì che fanno scecare la visuale. Però ci sta, comunque vedo che ha contro dei livelli molto alti in PvP e se la sta gestendo bene, ci sta. Io, raga, una cosa che non so fare è combattere a queste altezze. Cioè, io ad altezza limite non riesco a giocare bene, perché sono abituato a poter piazzare i blocchi, a potermi muovere. Invece ad altezza limite non puoi letteralmente far nulla e non riesco a giocare io. Invece lui vedo che se la riesce a giocare bene. Vabbè, che suppongo che fa Bedwars Ranked come pane quotidiano. Cioè proprio lui la mattina si sveglia e mangia pane e Ranked Bedwars. Però è una cosa che mi manca. E soprattutto mi manca perché, signori, non ho mai giocato le Ranked Bedwars. Cioè non le ho proprio mai giocate in vita mia, signori. Fatemi sapere se invece voi avete avuto esperienza con Ranked Bedwars e cose del genere. Io 0-0-0-0 totale. Bel clutch. Bel clutch, ci sta. Io invece, signori, purtroppo non ho proprio mai fatto cose del genere e dovrei appunto imparare a farle. Poi sono curioso di sapere se drag click o cose del genere. Però vedo che in realtà fa sui 10 CPS. Questo secondo me è più butter, se riesci a clutcharti facendo 10 CPS. Poi suppongo sia comunque questione di mira, di timing. Poi non ci sto capendo nulla perché sta shakeando la visuale da mezz'ora, bro, non si capisce. Ok. E lui, raga, non cade. Oh, bella sta transizione. Oh, sa di dare bene. Ancora, quando vuoi editare per me fammi sapere, Ok, 1v3 è fatto, lo sto 1v3. Easy. Non ha fatto vedere con quanta vita è rimasta, però secondo me non tanta. Ci sta, però. Fireball, bel clutch da due blocchi. Ci sta. E vabbè, zi, ma nel momento in cui sei 800 stelle devi essere per forza una macchina da guerra. Ci sta. Il signor Lorenzo viene fatto saltare in aria. Lagga, schifo, cade il rallentatore e si clutcha qua sotto. Regà, io, signori, ogni volta su queste mappe così ho una sfiga assurda, perché mi dice sempre che non posso piazzare i blocchi dove vado a cadere. E quindi quando mi dovrei salvare non mi salvo alla fine. Questa cosa mi dà un botto fastidio. Ma ha filato la perla. No. Ma questa è fortuna. Attenzione, il signor Jamaica su Mindman ha fatto un clutch assurdo. Attenzione. Da un po' Bedwars fight così. Bel clutch. Raga, ma come capo. Wow, è un pazzo. Totalmente impazzito. E poi sta giocando con un FOV bassissimo. Come fa a clutcharsi con un FOV così basso? Dovrebbe essere ancora più complicato. Cioè letteralmente annusa il culo dei blocchi. Come fa? Ci sta? È bravo con i blocchi, è bravo. Non vedo la mod dei CPS sullo schermo, esatto. Quindi non si può vedere. Però vedo che fa 1800 fps sto matto. Mi hanno inviato una clip che è stata caricata su Medal TV. Cos'è Medal TV? È un Twitch povero. Figata! Sto Medal è una roba per clippare automaticamente. No vabbè. Che figata. Vedete pure perché mi piace fare sta serie, raga. Scopri cose assurde. Signori, andatevelo a cercare pure voi, perché se ho capito bene è una figata assurda. Se ne fa uno e si fa il secondo e si fa il letto. È 1v3. Se se li fa è un bel GG. Si fa il primo. Si fa pure il secondo. No, non se l'è fatto. Ci ho creduto, zio, mi hai fatto sognare. Ma ha clippato lui che killa Marco.
Marco, hai detto tu, Gigi. Sto zitto, io scuso. Ok, una clip Minecraft Windows 10. Cioè, sta texture, sai che figa? Guarda le spade. Le spade sono 32x, ma sembrano un po' quelle là della texture che ho rilasciato io. Oh, attenzione. Clacciettino pazzino mattino. Ci sta. Purtroppo non ha fatto vedere la spada, ero curioso di vederla. Attenzione, abbiamo Robotron. Ha un cuore. Tenta la fuga, attenzione. Si salva, mezzo cuore, Gheppola, attenzione. Ma lo sta inseguendo Mr. Dominator. Ma in che senso Mr. Dominator? Oddio, ha distrutto Mr. Dominator. Tra l'altro, raga, ne approfitto per smentirvi questa cosa. Sì, ho due account Minecraft. Sì, mi chiamo, sono Mr. Domi. Ho deciso che su tutti i server che non sono Epixel utilizzerò l'account solo Mr. Domi, mentre su Epixel mi trovate con Mr. Dominator. Quindi, se mi vedete su altri server col nome Mr. Dominator, non sono io, mi vedete soltanto su Epixel con quel nome. Su tutti gli altri server, a meno che non mi hanno preso il nome pure con un account SP, mi chiamo solo Mr. Domi. Oh, è pazzo! Attenzione! Parte sul The Bridge. Assurdo, incredibile, la corsa di lato. Incredibile, si emoziona anche lui. Si emozionano tutti. GG. Cosa Cristo hai fatto? Cioè, è in una chiesa. Lo sai, ma scusami, ma che voce è? Cioè, non lo sai neanche te, ma cosa hai fatto? Ho un problema al microfono, un problema alle cuffie, o quello vive in una chiesa veramente. Ma raga, mi ha inviato Lurix questa clip dove fa PvP in 1.16, ma dove è ambientato nel Nether, credo, e tu devi pushare e far saltare in aria la gente con i cosi per respawnare, con gli end crystal. Ma che cabbo sto vedendo? Ma davvero esistono server PvP così, fatti solo con questo? Ma che ca... E c'ha quel... È particolare come cosa. Che figata. Non... Effettivamente nessuno ci aveva mai pensato. Ma è figa come cosa. A parte che è una bestia. Bro, fermati. Non ci stai dietro con la testa. È totalmente impazzito. Cantarna. Totalmente impazzito, zii. Mamma mia, che figata. Ci starebbe come PvP così, eh. Ci starebbe, sono molto molto curioso di vedere come andrebbe in realtà in un server fatto un pochettino meglio. Tra l'altro, signori, ieri in live abbiamo fatto 1 minuto e 18, c'eravamo quasi avvicinati al record. Quindi mi raccomando, raga, seguitemi in live. Si stanno sprintando un po' di materiali, un po' di cose, un po' di oro. Parte, se la speedrunna. Incomincia Giovova a speedbridgeare per poter pushare il team. Loro hanno bardato. Forse se non bardavano e partiva uno dal centro facevano un tempo ancora minore, Attenzione, Giovova arriva nel team. Il team blu sta facendo il giro, sta speedrunnando andando dall'altro lato. E infatti è partito anche il letto verde. Vedete, signori, comunque tu devi trovare la lobby giusta. Parte anche il letto giallo e si sono fatti tutti i letti tra di loro. Hanno fatto tutti quanti il giro dal team alla loro sinistra. E quando ti capita una lobby così è la lobby perfetta. Per questo il game è durato 1 minuto e 36. Arriva qui, ci sono due blu. Uno credo che se lo riesce a final killare. Esatto, si fa nel kill il primo, resta l'altro vivo. Immaginate se riuscivano a killare pure quello, raga. Ora perdono un botto di tempo per far nel killare quel tizio. Ok, il blu è caduto da solo, rimane solo il giallo. E si fanno l'ultima final kill e si portano a casa. 1 minuto e 36, davvero davvero niente male, bravi. Attenzione, abbiamo una clip fatta su Corallino. Parte, clacciettino. Però me lo devi killare. La lana pallini. La lana pallini, perché? Perché la lana pallini? No, non mi piace. E solo kill. La brutta figlia, fuggi. Attenzione, abbiamo Luca. Se la gioca con le scalette, prende meno knockback per le scalette. Bel clacciettino. Clacciettino niente male, lo killa pure, ci sta. Bello, bello, bello. Io sto cercando di imparare ad utilizzare le scalette. Attenzione, abbiamo Speed. Bello il montage fatto utilizzando la replay mod, raga. Un vantaggio del BL che appunto TL replay mod, che purtroppo hanno levato dal Lunar. Ed è bellissimo fare queste transizioni terza persona, prima persona. Purtroppo non si possono fare per ora con il Lunar. Raga, dobbiamo aspettare che le rimettono. Sinceramente non capisco in realtà neanche perché l'abbiano levato. È stato davvero un peccato.
Però vedete, signori, ha proprio un potenziale assurdo questa mod. Ci sta, Silver, ci sta, bro. Fai bene ad utilizzare il Badlion per fare questi montage. Questa clip è un misto tra non arte e arte allo stesso tempo, è meravigliosa. Tra l'altro io vi ricordo, signori, che vi ho lanciato una sfida dove dovete cercare di fare la win streak più alta possibile, farci il video e caricarlo con hashtag MrRomyChallenge. Uno dei prossimi video reaction sarà appunto su questo. Vi do ancora un pochetto di tempo per clippare, tanto è passato giusto una settimanina, poco di meno. Quindi mi raccomando, raga, belli miei, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like per supportarmi. Nulla, venite in live, vari social. Ci si becca domani con un nuovo video. Un bacione, bella.